Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. EINTE per ogni confezione acquistata devolverà un euro alla Protezione Civile della Regione Calabria e della Regione Sicilia per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Dal 1974 il Mulino Jeraci è al vostro servizio. Da oggi in una nuova veste rinnovata e più assortita. Da noi trovi tutti i tipi di farine per la ristorazione, forniture per pizzerie, esclusivista Mulino Bongiovanni ed inoltre tutto per gli allevatori, mangimi petrini per allevare in sicurezza, con pasti certificati ed ancora cereali, cibo per animali domestici, Pro Life, marchio di assoluta qualità. Giardinaggio, concimi, casalinghi, tutti i tipi di semenze. Mulino Jeraci, via Circonvallazione Nord, Siderno, dal 1974, al servizio della gente. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL.
nuova diretta, quella datata 28 aprile, oggi è martedì. Per quanto riguarda l'edicola digitale, i fatti più importanti del giorno, la fase 2 tra rabbia e soprattutto proteste per quanto riguarda il coronavirus. Ieri 7 positivi in Calabria, comunque situazione sempre sotto controllo. Faremo il punto anche oggi nelle varie province, poi ci occuperemo di comprensorio, le dimissioni di Elisabetta Cannizzaro dalla maggioranza per quanto riguarda il comune di Caologna, rese ufficiali ieri durante la seduta del Consiglio dove si è approvato il bilancio. Parleremo di questo e di tantissimo altro nel corso di questa diretta della rassegna stampa, che inizia subito con le prime pagine. Vediamo l'apertura che riserva Gazzetta del Sud. Fase 2, quella della rabbia e delle proteste. Convivere col virus, polemiche sulle nuove regole considerate per talune regioni ancora troppo restrittive. Ma chi sono i congiunti? E questo è un po' il punto di domanda in queste ore. Gli affetti stabili, non si va nelle seconde case, però in Veneto sì. E ancora, vedete, in Calabria 7 positivi in più e 3 vittime nella giornata di ieri. Altalenante la situazione nella nostra regione. I decessi salgono a 83 in Calabria, i casi totali sono oltre 1096. 7 nuovi positivi in 4 province calabresi, esclusa Crotone, e 39 vittime, 2 di queste sono legate comunque ai focolai di Torano e Chiaravalle, sono le case di riposo per anziani. Sono 1096 casi totali, 831 morti, boom comunque di guariti a Cosenza, che continua a soffrire per un virus che oramai sembra avere perso forza. Andiamo avanti subito, le due notizie nel taglio alto, titoli sotto testata. Ieri intanto seduta del Consiglio regionale della Calabria a porte chiuse a Palazzo Campanella. Santelli, la governatrice, eccola nei banchi del Consiglio regionale di Reggio. In regione troppe zone grigie, ha detto la Santelli. Appello della Presidente a tutti, aiutatemi a voltare pagina. La governatrice, non si sa a che titolo lavorano 800 persone. In aula via libera intanto al bilancio, scongiurato l'esercizio provvisorio. Buone notizie dunque per quanto riguarda il bilancio regionale, è stato scongiurato l'esercizio provvisorio. E poi parliamo di trasporti. Aeroporto di Reggio Calabria, all'Italia tornerà a volare dal 1 luglio, questa è la buona notizia. Vedete rotte di Alitalia con Roma e Milano che saranno ripristinate a luglio. Ancora per quanto riguarda la prima pagina di Gazzetta, e la chiamano estate, il paese del turismo con le spiagge chiuse ora chiede certezze. Il turismo italiano d'estate vive ovviamente di mare e gli operatori del settore hanno bisogno al più presto di sapere come organizzarsi in un'estate che già è in salita. Categorie in subbuglio, dai parrucchieri ai tassisti, quanti scontenti per questa fase 2. Poi il progetto della regione, patente Covid per tracciare chi rientrerà in Calabria. Vedete i controlli, la Calabria è decisa ad abbassare i rischi, censimento nei luoghi di partenza. Proseguiamo, oggi bandi, 62.000 docenti da assumere, dalla scuola dell'infanzia alle superiori, una prova già a luglio, e questo il punto di domanda. I posti destinati ai giovani, la chance per i precari e i professori delle paritarie. E poi il decreto aprile, bonus agli autonomi, possibile soglia di reddito. E poi critiche al governo, il nuovo no alle messe dopo l'attacco CEI, si cerca una soluzione. Proseguiamo, l'altro di giornali. La pacchia sta per finire, dal riciclaggio alla ricettazione al furto, la procura di Bari oscura 19 canali Telegram. E questa dopo la denuncia di Fieg sulle reiterate violazioni del diritto d'autore. Andiamo direttamente ad occuparci del quotidiano del Sud. Per proseguire con le prime pagine, inizieremo tra poco gli approfondimenti e analizzeremo i temi più importanti della giornata. Rientri, la Santelli replica al governo, se ne assuma la responsabilità. Coronavirus in Italia, 199.414 i casi totali, ci avviciniamo alle 20.000, vedete.
e poi 26.977 i morti, 66.624 i guariti, cresce il numero dei guariti. Con l'inizio della fase 2 la governatrice teme un nuovo esodo e chiede l'adozione di precauzioni alla partenza e non all'arrivo. Primo decesso a Torano, ieri il paziente 1 della RSA, un'altra vittima alla Domus Aurea, tra tre casi nuovi anche a Sant'Andrea nel Catanzarese. A Locri il reparto Covid nei locali dell'ex assenteria, ma è caos l'ospedale locrese. A Vibo lo sfogo del positivo di Bibona Crotone, primi 10 giorni senza contagi. E poi all'aperto valga anche per la messa, Don Massimo Mazzei in questa foto. Andiamo avanti, taglio basso, fase 2, ecco chi corre più rischi, l'indice medio per imprese e lavoratori della città metropolitana. Dalla Camera di Commercio uno studio specifico dei profili delle attività autorizzate. Poi si parla di medicina, scoperto come nascono i tumori del cuore, la ricerca all'Ateneo Magna Grecia. Gioia Tauro per la cronaca, aggredisce il vicino per strada a colpi di accetta. Chiudiamo con il nostro portale, la cronaca in apertura, Rosa Arnese trovata in possesso di soldi e cocaina a Taurianova, giustifica l'uscita per la necessità di comprare la droga e viene arrestato. E ancora coronavirus, i positivi sono 1096, fa il punto anche il nostro sito. Vedete poi Regione Calabria, presentato il bilancio 2020 ieri a Palazzo Campanella. Santelli tuona, abbiamo ereditato una situazione disastrosa, riferendosi naturalmente alla giunta precedente. Per quanto riguarda la Regione Calabria, una eredità pesantissima, l'ho detta a chiare lettere, Iole Santelli criticando l'operato di Mario Oliverio. E ancora Siderno, tragedia evitata, cade sbarra passaggio a livello di piazza Porto Salvo. Tragedia evitata, ieri pomeriggio a Siderno si è temuto davvero il peggio. E per quanto riguarda gli altri fatti della giornata, intervista all'avvocato Gian Domenico Stilo, gli avvocati e l'università telematica tra corsi post laurea e l'insegnamento nelle scuole delle materie giuridiche economiche. Ancora con la nostra controcopertina, continuano a distanza le attività di EDIC Calabria Europa o le scuole di ASOC. E per quanto concerne, vedete ancora gli altri fatti importanti della nostra controcopertina, i geometri della Calabria scrivono alla presidente Iole Santelli, ci serve liquidità, questo il grido d'allarme. E poi sotto la presidenza del sindaco Pezzimenti di Gerace si è deciso di autorizzare il responsabile del settore amministrativo tramite l'ufficio dei servizi sociali comunali. Non ci sono altre notizie importanti, possiamo lasciare anche il nostro portale, abbiamo anticipato tutte le news di apertura per quanto riguardava i quotidiani calabresi di oggi, tantissime notizie, grande spazio come al solito al coronavirus, ci sono stati dei positivi ieri in Calabria, l'attenzione è alta soprattutto per quanto riguarda le RSA, le case di riposo, focolai sempre accesi nella nostra regione. Ma andiamo con ordine, iniziamo col quotidiano del sud, subito all'interno parliamo di fase 2 che ha un po' scontentato tutti. Sono di nuovo in calo intanto i malati, 333 morti ma pochi tamponi, la protezione civile, il totale impressionante dei deceduti per Covid-19 è ora di 26.977. In Lombardia si registra comunque un aumento dei decessi e questo non è certamente un buon dato, e qui laboratorio di analisi del Policlinico di Tor Vergata. E poi c'è l'iniziativa, un numero verde contro ansia e stress, sostegno psicologico dal Quirinale, qui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la chiusura dice della scuola è una ferita per tutti e esercizio di libertà, lo ha detto a chiare lettere il Presidente della Repubblica. Taglio del nastro al programma di Rai Cultura Maestri, noi andiamo avanti, gli altri fatti della giornata, lo dicevamo, anche i fidanzati tra i congiunti, nonni si avvisite, il DPCM, ecco cosa
corsa si può fare dunque dal 4 maggio, dal lunedì prossimo si potrà ritornare alla propria residenza. E qui vedete il Premier Conte, ieri è stato in visita in Lombardia. La fase 2, strappo con la CEI, il Premier Conte scontenta tutti, lo dicevamo prima. E poi Zaia, contro il governo, nuova ordinanza per i liberi tutti, il governatore prende la sua strada. Intanto qui vengono riportati naturalmente tutti i punti importanti del nuovo DPCM per quanto riguarda le novità da lunedì 4 di maggio. Proseguiamo e andiamo avanti sempre col quotidiano del Sud per questa nostra diretta, per parlare ancora di fase 2 e con le linee guida sul trasporto pubblico, il piano del MIT, incentivare la vendita di biglietti telematici. E poi la doccia fredda, apriamo a rischio il 40% del fatturato, appello di Cina a favore del settore, parrucchieri ed estetisti apriranno per ultimi, ricordiamo, il 1° giugno. E poi nel mondo le nazioni guardano alla riapertura, Johnson frena nel Regno Unito, Trump vara le linee guida. Altre notizie, altri fatti della giornata, vi segnaliamo questo che arriva da pagina 5, stop alla corsa dello spread, tonfo prezzi del petrolio, i primi segnali di riapertura danno respiro ai listini internazionali, vedete intanto sanificazione di un negozio di via Monte Napoleone. Poi automobili, gli stabilimenti di FCA riaprono, Gorlier, prioritaria la sicurezza dei lavoratori, la ripresa. E ancora DL Imprese, Banca Italia teme insolvenze sopra il 10%, servono risorse dirette dallo Stato, SOS del capo del servizio struttura economica della Banca d'Italia, Balassone. E poi SOS turismo soprattutto in Calabria, Vono, creare pacchetti turistici agevolati per una stagione turistica che è già molto compromessa. La finestra sulla cronaca italiana, tentata rapina, muore un agente, tragedia ieri a Napoli, ladri in fuga speronano l'auto della polizia. Adesso i temi calabresi, coronavirus, ma soprattutto seduta del Consiglio regionale della Calabria ieri a Palazzo Campanella, tutto questo all'interno delle notizie più importanti del giorno. Iniziamo, Santelli, la fase 2 compromette il contenimento, lo dice la governatrice, nuovo esodo per il 4 maggio, in Consiglio sì ai 3 milioni a sostegno dei fuorisede. E poi vedete qui Iola e Santelli nella seduta del Consiglio regionale di ieri. E ancora Vibo, giudicato senza conoscere i fatti, lo sfogo del ragazzo di Bivona, risultato contagiato dal Covid-19, rientrato da Londra con 3 amici, la quarantena e poi la positività. Bel sito, non ce la fa l'uomo in ospedale, dolore in paese, sono positiva al virus 3 sue stretti congiunti. Continuiamo ancora con l'interno, pagina 7, primo decesso a Torano e il paziente 1 della RSA, la casa di riposo, una donna di 66 anni di Malvito, ospite della struttura ormai da 14 anni. Carabiniere in guarigione, l'ultimo tampone è negativo, la notizia arriva da Grimaldi, sempre dal Cosentino. A Catanzaro, Domus, altra vittima raggiunta, quota 26, sono dunque gli anziani ricoverati all'interno della struttura dell'Aure, vedete al Policlinico adesso sono stati trasferiti gli anziani, adesso quota 26, veramente una strage di anziani per questa casa di riposo. A Sant'Andrea Apostolo dello Ionio nel Catanzarese, 3 nuovi casi positivi, contagiati anche 2 bambini, colpisce anche i minori adesso il coronavirus, tutti i familiari dei 2 dipendenti dello spesso infetti. E ancora caso a Castrovillari, ricoverato da 10 giorni e positivo, i test effettuati in ospedale solo prima del trasferimento in una RSA. Andiamo avanti, ci occupiamo ancora di quotidiano del Sud, il reparto Covid in ex a Stanteria, ma è ancora caos ospedale tra lavori e proteste. Sainato e Crinò, che sono i 2 consiglieri regionali della Calabria e della Locride, chiedono l'analisi dei tamponi in laboratorio a Locri. Vedete qui l'ex a Stanteria dell'ospedale di Locri, individuata come percorso Covid-19. E poi a Bagnara, secondo caso, l'annuncio del sindaco. Anche stavolta si tratta di un marittimo in servizio su una nave di Costa Crociere.
Crotone, primi 10 giorni senza contagi, arrivano buone notizie dal crotonese, aumenta però il numero dei furbetti, 59 denunce nel ponte del 25 di aprile. Possibilmente all'aperto, valga anche per la messa, la proposta di Don Mazzei, parroco di Santa Caterina a Crotone, lo anticipavamo nei titoli di apertura, eccolo Don Massimo Mazzei in foto. E poi dalla diocesi di Locri-Geraci, il vescovo Monsignor Oliva, si può tutelare la salute del corpo senza indebolire quella spirituale. Durante la messa il vescovo Oliva interviene sulle disposizioni governative. Reggio Calabria, una specializzazione inesistente, la lettera dei biologi idonei sulle assunzioni di biologia molecolare. Velocemente ancora in questa prima parte con quelli che sono gli altri fatti del giorno. La seduta del Consiglio regionale della Calabria di ieri a porte chiuse a Palazzo Campanella. Bevacqua e Guccione chiedono scusa per la scorsa gestione. Nella discussione sul bilancio l'attacco degli enti subregionali e ai debiti dei comuni. La Santelli attacca la zona grigia. E qui vedete il presidente del Consiglio regionale Mimmo Tallini che apre la seduta del Consiglio regionale della Calabria di ieri. Polemica sui fondi Covid del governo. Il Partito Democratico, grave che il bilancio non sia discusso. E intanto sanità, l'integrazione infinita, l'intento è quello di superare il ricorso del governo. Torna in consiglio la fusione fra il Pugliese Ciaccio e Mater Domini, qui vedete in foto il Pugliese di Catanzaro. A Crotone Camera Commercio, nel primo trimestre calo imprese, meno 34. E poi una notizia di spalla, appunti, il Guernica di Pitaro, la verbosità in consiglio. Bare abbandonate con dentro vestiti. Andiamo a Vibo Valenzi, inquietante ritrovamento ieri della polizia in una zona isolata alla periferia della città. Varie ipotesi al vaglio degli inquirenti, non esclusi collegamenti con l'episodio del 2019 della cappella violata nel 2019, collegamenti con l'episodio dell'altro ieri, questo è un po' il punto di domanda. Gioia Tauro per la cronaca, aggredisce il vicino in mezzo alla strada a colpi d'accetta, vedete l'accetta utilizzata per la aggressione. L'uomo portava a spasso il cane e il colpo lo ha preso di striscio. Trasporti dall'aeroporto di Reggio Calabria, torna a volare all'Italia, riapertura prevista, lo dicevamo prima, il 1° luglio. L'annuncio di Sacal e del parlamentare Cannizzaro di Forza Italia. Vedete qui una foto di archivio dall'aeroporto di Reggio Calabria, il Tito Minniti. San Vito sullo Ionio, dopo l'arresto del sindaco, sospesi consiglio e giunta comunale. È stato nominato commissario, ipotesi elezioni nel prossimo autunno. Vedete l'ormai ex sindaco di San Vito, Alessandro Dori, è finito agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda il quotidiano del sud, stiamo completando la prima parte. Slow Food presenta la sua credenza. Cibo, il portavoce regionale lancia una proposta solidale. E poi ancora medicina, come nascono i tumori del cuore? Dallo studio di 26 casi individuato una cellula staminale tumorale. La scoperta di un gruppo di ricercatori dell'Università Magna Grecia. Vedete qui persona colpita da infarto. Catanzaro spara al cane del vicino, è successo a Cosenza. E poi parliamo dei fondi dell'Unione Europea, un piano Marshall per l'agricoltura. L'appello della Coldiretta Bruxelles a mettere al centro il settore. Continuiamo la pagina di Reggio, emergenza coronavirus, la fase 2, ecco chi rischia di più. Dalla Camera di Commercio uno studio specifico, l'indice di rischiosità medio per imprese e lavoratori della città metropolitana. Vedete il lavoro in un'azienda manifatturiera e ad accanto il Presidente della Camera di Commercio, Nino Tramontana. Bisogna mantenere le distanze, utilizzare la mascherina, sono questi naturalmente. Le restrizioni che continueranno e bisognerà convivere col virus anche per i prossimi mesi. Unico vaccino utile, gli indennizzi. Vedete ancora emergenza coronavirus nel Regino, rialzare le saracinesche in un contesto di totale incertezza non risolverà il problema. Ferve il dibattito sulla fase 2, parla Matà di Confcommercio. Adesso temi del territorio, ci occupiamo prima della Tirrenica, poi di Grecanica, Locride e Piana. Il comune vicino agli studenti, donando dei Reuter per il Wi-Fi.
wifi, centinaia di apparati elettronici consegnati alle famiglie. Vedete qui il palazzo municipale di Laganadi nel Regino, a Bagnara, la Cifognari, gli abusivi nel mirino dell'ente cittadino al Canalone Pinno. E ancora Campo Calabro, via libera al gemellaggio con nuova solidarietà. Villa San Giovanni, tre professionisti per pianificare la fase 2, chiamate ad affiancare a titolo gratuito il sindaco facente funzioni. Ci occupiamo subito di quelle che sono le notizie che arrivano dalla Grecanica. Brancaleone e Fabio Belcastro sull'argomento, porta lettere al tempo di Covid-19. La storia di un postino del centro di distribuzione di Melito Porto Salvo, la gioia dei genitori per quel pacco con il regalo di compleanno del figlioletto. Vedete il porta lettere, Diego Leocani al lavoro. E poi a Montebello, vedete Mimmo Crea, prima vittima calabrese del coronavirus in questa foto, caduto sull'altare di questa entità microscopica, il ricordo di Zema. E ancora Bova, Giulietto Chiesa, il ricordo della Bovesia, bandiere di pace e mondi di costruzione. Nel 2014 la presentazione del libro del giornalista che ricordiamo è morto 2 giorni fa. Noi andiamo avanti, ci occupiamo adesso di Locride, lo dicevamo in apertura, maggioranza senza capogruppo. In consiglio comunale Cannizzaro si dimette, ma Belcastro, il sindaco di Caologna, clissa. Gelo in sala, fuoco amico sull'approvazione del bilancio di previsione. Approvato comunque a maggioranza il bilancio di previsione 2002-2022. Hanno votato contro i 4 consiglieri di minoranza, Cagliuso, Lancia, Ierace e Commisso. Voto di astensione da parte dei 2 consiglieri di maggioranza, Elisa Cannizzaro e Cosimo Scicchitano Petrolo. Anticipando il proprio voto, la Cannizzaro anticipa anche la determinazione di dimettersi da capogruppo di maggioranza. Il gelo cala sulla sala consigliare. Tutti guardano, tutti nella speranza di un intervento che aprisse una possibile discussione inutilmente. Dunque, qui Elisa Cannizzaro, capogruppo di maggioranza, che si è dimessa ieri durante la seduta del Consiglio Comunale. Sant'Ilario dello Jonio, SPRAR, tablet per i migranti. Nuovi dispositivi per i beneficiari del progetto SPRAR, didattica a distanza, Eurocop consegna ad adulti e bambini i tablet. E poi ad Ardore, il vuoto lasciato dal baffo sorridente, comunità che dunque piange la scomparsa di Roberto Chiricosta. Vedete qui Roberto Chiricosta con la nuova Ardor in questa foto da calciatore. E poi Fabio Belcastro ancora da Caraffa del Bianco, omaggio al martire Rocco Verducci. Proseguiamo, emergenza coronavirus, pagina 19, dialetto Regino sospeso in trasferta, incontro al centro culturale calabrese Ausonia di Pisa, rinviato l'appuntamento dedicato ai poeti vernacolari Blefari e Favasulli. Vedete Giovanni Favasulli, Fortunato Zappia e Franco Blefari in questa foto. E ancora Africo, i versi di Pina Gligora in attesa di tempi migliori. Eccola la Gligora in foto. La riflessione, quel fai rumore cantato dai balconi, un atto di resilienza contro le avversità. Vedete tricolore esposti sui balconi. Per quanto riguarda il Quotidiano del Sud, completiamo con l'unica pagina della Piana, prima di passare a Gazzetta e aprire la seconda parte. Riaprire subito i mercati all'aperto. Incontro a Gioia Tauro tra amministrazione comunale e associazione di categoria. Nel sottotitolo si legge Antipasqua, se messa in sicurezza non c'è motivo perché non si svolgano. Vedete qui Rosario Antipasqua. A cinque fronti Marco Cascarano, l'ex sindaco della città, sprona la Santelli e chiede interventi più efficaci. Fratelli d'Italia mette sul tavolo le necessità per la ripresa. Eccolo l'esponente di Fratelli d'Italia, Marco Cascarano, che sprona la governatrice calabrese. E poi la riflessione, parla Romano, Porto e retroporto. Si vuole scommettere su Gioia Tauro e il Sud? E questo è il punto di domanda. Melicucco, rimaniamo nella Piana, la foto ed è l'ex sindaco Francesco Nicolaci. Tari sospesa per imprese e commercianti. La proposta al Consiglio Comunale dell'ex sindaco Nicolaci. Poi c'è la pagina di Vibo, assunzioni in attesa della regione. Dopo l'ok di Cotticelli si attingerà, ove possibile, alle graduatorie esistenti. L'ASP ha trasmesso
presso al commissario il proprio fabbisogno triennale per le varie figure. Abbiamo così completato la prima parte, non ci sono altre notizie per quanto riguarda il quotidiano del Sud. La Federazione Italiana Gioco Calcio incassa il rinvio e rilancia. Questo per quanto riguarda lo sport. Approfondiremo meglio questa notizia poi nella parte finale all'interno di Gazzetta del Sud. Vi ricordiamo che questa è la prima pagina di informazione che vi offre Telemedia in diretta ogni giorno ed è l'edicola digitale con le notizie che riportano i quotidiani calabresi. Seconda parte che inizia con l'interno di Gazzetta del Sud, coronavirus in Italia e nel mondo e poi nelle varie province calabresi. Andiamo con ordine. Nell'attesa della fase 2 più dubbi che certezze. Tra il DPCM in vigore dal 4 maggio e le ordinanze delle regioni. Congiunti, fidanzati, seconde case, amici, rientro al domicilio tra i nodi ancora da chiarire. Vedete qui affetti stabili, un rebus, capire con chi ci si potrà rivedere dal prossimo 4 maggio. Conte in visita alle realtà più martoriate a Milano, ieri il Premier, a Bergamo e Brescia, confronto su economia e sanità. Vedete, a 2 mesi dall'inizio dell'epidemia, l'arrivo di Giuseppe Conte a Milano. Diminuiscono malati e ricoverati, ma in Lombardia il 19% è positivo, il dato rimane ancora molto alto. Resta critica la situazione nella regione che più preme per ripartire. Il Presidente della Repubblica Mattarella, scuole chiuse, una ferita, dice sì all'orale della maturità in presenza. Si inizia a ragionare anche del nuovo anno che partirà a settembre. Vedete, c'è un accorato messaggio agli studenti da parte del Presidente della Repubblica. Ancora pagina 3. Coronavirus in Italia, commercianti, parrucchieri, baristi, ristoratori guidano la rivolta del popolo degli scontenti della fase 2. Il rinvio della riapertura delle saracinesche rischia di compromettere migliaia di piccole attività e scatta adesso l'allarme. Dopo l'ira dei vescovi si va verso un accordo per la celebrazione delle messe. Vedete attività in ginocchio, il rinvio delle riaperture è una minaccia reale per i settori del commercio e dell'artigianato. Intanto si avvicina l'estate, più temuta dagli operatori turistici e balneari, un'estate già fortemente compromessa. Solo dall'estero verranno meno 102 milioni di pernottamenti. L'incognita estate dunque adesso domina. Sostegno alle PMI con lo Stato che diventa socio delle imprese. È una delle misure allo studio nel decreto aprile che includerà anche delle semplificazioni e forse una soglia per il bonus degli autonomi. Con Gazzetta del Sud facciamo il punto adesso per quanto riguarda il coronavirus anche nel mondo. In USA 55.000 morti, come 20 anni di guerra in Vietnam, ma la curva adesso sarebbe discendente, questa è la buona notizia. A New York si ipotizza una proroga delle misure oltre il 15 di maggio. Vedete, gli Stati Uniti in guerra, i morti per Covid sono 55.000, numero altissimo. Fase 2, Europa a doppio binario tra chi riapre e chi tentenna. In Germania critiche alla cancelliera per la lentezza nel ritorno alla normalità. Spagna chiusa fino al 9 maggio. In Svizzera niente mascherine. La Norvegia riporta in classe invece i bambini delle scuole elementari. Il premier francese si prepara a presentare la sua strategia per il deconfinamento. A Pechino e Shanghai si torna a scuola. Percorso scaglionato in Cina. Registrate 3 nuovi casi, 2 importanti e 1 domestico. Johnson frena e presto per togliere il lockdown, dice. Per il primo ministro britannico un secondo picco sarebbe veramente disastroso. C'è la tragica prospettiva di un record europeo di decessi. Continuiamo adesso il coronavirus in Calabria, chiusure prolungate, Calabria in ginocchio. Facciamo il punto. La fase 2 varata da Palazzo Chigi ingrossa l'esercito dei delusi, ristorazione e turismo tra i settori duramente più colpiti. I dati della crisi negli ultimi 3 mesi, 20.000 assunzioni, migliaia di domande per la CIG, per la cassa integrazione. Stagione turistica in fumo, ormai veramente una stagione turistica che rischia di finire prima del previsto. Sono centinaia infatti le prenotazioni già cancellate.
Scontri sui rientri dal nord. Santelli, la governatrice, guida il fronte dei presidenti. Controlli alla partenza. L'idea di una patente Covid a chi vuole tornare a casa. Lite col governo intanto sui migranti. Governatrice Iole Santelli è contraria alla mobilità interregionale e dice anche no ai migranti. 7 nuovi positivi in 4 province, altri 3 decessi, il bilancio sale a 83. Il totale dei casi è di 1096, ma il virus sembra aver comunque perso forza. A Cosenza boom di guariti, mentre a Catanzaro preoccupa un'altra RSA, un'altra casa di riposo per anziani. 2 delle vittime sono riconducibili ai focolai di Torano e Chiaravalle. A Cosenza muore un 60enne di Belsito. E noi proseguiamo, voltiamo pagina velocemente. La parte finale della rassegna stampa di oggi, centro Covid nell'area centrale della Calabria per fare ricerca. Gli ordini dei medici scrivono alla Santelli rammarico per la poca concertazione dopo il riavvio delle attività ambulatoriali. Vedete qui il regino Pasquale Veneziano guida l'ordine dello stretto. E poi biologi, dimenticata la graduatoria del GOM. Un'onda anomala che ci ha travolto sulla spiaggia. La testimonianza ad un'infermiera della terapia intensiva del GOM. Qui effetti meno gravi del nord perché i confini sono stati chiusi in tempo. A noi fanno i tamponi ogni 15 giorni, ma siamo sempre in corsia senza guardare l'orologio. Matita solidale a gonfie vele, noi proseguiamo, altre notizie, altre 100 denunce nel weekend. Tra il giorno della liberazione e domenica controllate 6.500 persone, controllo a tappeto su tutto il territorio calabrese. La stragrande maggioranza dei regini sta rispettando, si legge nel sottotitolo, le dure misure anticontagio. Le sanzioni sono sotto la media nazionale, 0 denunce per le attività commerciali. Qui vedete controlli anche col drone, la città vista dall'alto grazie ai mezzi di verifica della Polizia Municipale. Bellissima questa veduta, vedete la città di Reggio baciata dal mare. Quarantena violata da 15 positivi invece nel Regino, mascherine per tutti, non per i vigili. La CISL FP bacchetta l'amministrazione comunale. Ancora una volta il sindaco dimentica la polizia locale. Aiutiamoci, una mano tesa ben oltre gli slogan. Il gruppo Giovani Imprenditori presieduto da Umberto Barreca in campagna solidale al fianco del Banco Alimentare. Vedete, l'unione fa la forza. Qui il gruppo dei giovani industriali ha avviato un'iniziativa di solidarietà. Continuiamo sempre con Gazzetta. Coronavirus nel Catanzarese, siamo nelle varie province. Contagi in crescita a Sant'Andrea, si teme un'escalation, speriamo che non sia così. Positivi 3 tamponi seguiti su persone vicine a 2 operatori dello space affetti da Covid. Il virus sarebbe arrivato dopo il ricovero di un'anziana proveniente da Chiaravalle. In corso nuovi controlli su tutti i soggetti che hanno avuto contatti a rischio negli ultimi giorni. Vedete contromisure pronte. Qui lo SPIS che ha da tempo serrato le maglie della sicurezza. Ripartire con liquidità a fondo perduto, la proposta catanzarese alla regione, l'emergenza sanitaria rischia di cancellare le partite IVA. Il comune rinvia la Tari e pensa ad agevolazioni sulla TOSAP. Circa 80 attività hanno dato disponibilità alle consegne a domicilio per farsi trovare pronti alla riapertura. Gli ultimi fatti che riguardano ancora le province per quanto riguarda il coronavirus. Un 85enne di Satriano, casa di riposo focolaio, 26esima vittima. La struttura Domus Aurea ha registrato un picco di decessi tra i suoi ospiti, una sorta di strage di anziani. Vedete, gli ultimi dati mostrano un miglioramento comunque con 5 casi di negatività, lo dice Domenico Donato. L'idea degli architetti, nuove regole per i Deors e ancora centro Covid per la Calabria, affari puntati sul Policlinico. Arturo Bova di Articolo 1 suggerisce l'utilizzo del nuovo padiglione anziché Villa Bianca. Il 6 maggio prossimo l'incontro alla Regione Calabria per decidere la struttura da adeguare. Vedete qui il Mater Domini, il Policlinico Universitario a Catanzaro. Continuiamo ancora con quelle che sono le notizie di Gazzetta di coronavirus nelle province regine, ci occuperemo tra poco con Locride Piana. Lo sport, lo dicevamo prima, Gravina modifica al protocollo, pronti a riprendere il 18 maggio. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio prova ad adeguarsi alle direttive del governo, chiesto un confronto con il comitato tecnico scientifico. Il ministro ridicole dice le parole di un complotto contro la Serie A e noi lasciamo lo sport per quanto riguarda Gazzetta. Andiamo subito ad occuparci della seduta del Consiglio regionale della Calabria di ieri.
Quanto è opaca questa regione? Lo ha detto Iole Santelli nel suo intervento nella seduta di ieri a Palazzo Campanella, lunghissima riunione del Consiglio regionale che ha dato luce verde al documento contabile. Appello a maggioranza e opposizione, aiutatemi a scrostare la Calabria, qui lavorano 800 persone e non sappiamo perché. Altre zone grigie, i contenziosi e gli enti subregionali in liquidazione. Vedete i banchi dell'esecutivo nell'aula consigliare. Anche ieri i lavori dell'assemblea si sono svolte a porte chiuse, seduta che è terminata nel tardo pomeriggio. Il debito dei comuni è di 600 milioni di euro. Il bilancio intanto è ingessato, ma è approvato. E questa è la buona notizia per i calabresi. L'assessore Talarico adesso guarda avanti per migliorare il tutto. Dopo una lunga discussione in aula, la manovra ha avuto luce verde dal Consiglio. Ci sono 2 miliardi di euro di fondi dell'Unione Europea da poter spendere, lo ha detto Franco Talarico, assessore al bilancio della Regione Calabria. E poi Tallini insiste sull'integrazione degli ospedali di Catanzaro. Il Presidente del Consiglio regionale presenta un testo che recepisce i rilievi del Governo dopo la bocciatura della legge originaria. Così nascerà un'unica azienda ospedaliera, Lamezia Terme rimarrà fuori. Vedete Mimmo Tallini di Forza Italia guida il Consiglio regionale della Calabria. La pagina di Reggio, un piano per far ripartire Reggio, sarà elaborato un documento da condividere poi con la cittadinanza, ma servono provvedimenti per rimettere in moto cantieri e commercio. Comprati i biglietti a chi deve tornare, il sindaco chiede alla Santelli di non aprire un fronte polemico con il governo. Nostra vittoria, il prezzo fissato per le mascherine dal commissario Arcuri. Chieste spiegazioni anche sul fronte della cassa integrazione, vista la pesante crisi economica della città. Adesso completiamo coronavirus nelle province, iniziamo subito da Villa San Giovanni nel Regino Maurizio, miracolo a Milano, guarito grazie a medici e fede. Quando mi hanno dimesso ho pianto a lungo, vedete la bella testimonianza di Maurizio Codispoti, si è ammalato ed è guarito a Milano, adesso è a casa con la sua famiglia. Palizzi, mascherine utili anche per proteggere dalla puzza. Al Tiberio Evoli di Melito, accorpamento al gomme, l'idea torna sul tappeto. L'Associazione Comuni dell'Area Grecanica c'è la nostra attenzione. Vedete Pierpaolo Zavettieri, presidente dell'Associazione dei Comuni e sindaco di Rugudi. Nuovo caso di contagio a Marinella di Bagnaro, un giovane in servizio su una nave da crociera. Ora si trova in isolamento nella propria abitazione sotto controllo sanitario. Lo ha detto ufficialmente il sindaco Gregorio Frosina, che ha confermato il secondo caso di positività al Covid-19 nella sua città. Con Dofuri il tricolore ha illuminato il centro giovanile a Melito. La FIDAPA non rinuncia ad organizzare convegni, svolto in videoconferenza il primo appuntamento proprio sulla pandemia. Croce Rossa leader, alleanza felice nei punti vendita di Villa San Giovanni e dell'Interland, non solo carrello solidale, i dipendenti hanno donato anche i loro buoni spesa. Proseguiamo, adesso ci occupiamo subito del coronavirus in provincia, ancora nella piana, nella fase 2 gli investimenti previsti dal piano per il sud. L'analisi del vice sindaco di Gioia Tauro Valerio Romano sui nuovi strumenti necessari per fare ripartire l'economia. Il sindacalista della CGIL chiede alla regione un tavolo con il Corap e l'Authority. Cinque fronti, Marco Cascarano, riattivare tutti i servizi sanitari, appello a Iole Santelli. Eccolo, l'ex sindaco di Cinque Fronti ed esponente di Fratelli d'Italia. Consigliere comunale di opposizione. Irresponsabili quei 25 DASPO nella tendopoli dei migranti. Pesante denuncia sulla gestione di San Ferdinando, il comitato dei lavoratori contro la politica. Invece a Rosarno 800 mascherine per i vigili e carabinieri donate dall'associazione, nuovamente anche all'Ordine di Malta. Rizziconi, fondamentale la sinergia tra comuni e associazioni. Tripodi, sindaco di Polissena, chiusura l'1 e il 3 maggio. Il sindaco contesta la nuova ordinanza della Regione Calabria di aprire gli esercizi commerciali e polemizza sull'apertura degli ambulatori privati, perché quelli pubblici no? Un po' critico il sindaco di Polistena Michele Tripodi. Chiudiamo con la Locride, il coronavirus in provincia. Il vescovo della diocesi di Locri Gerace, Monsignor Oliva, molto critico col governo per quanto riguarda la fase 2. A Gerace distribuiti 14.000 euro di buoni spesa ai più bisognosi. Malati non Covid in Lettia, una vicenda intollerabile. Indignati i consiglieri regionali Sainato e Crinò.
il rappresentante di Fratelli d'Italia afferma ormai quasi conclusi i lavori di adeguamento per creare in astanteria percorsi di sicurezza. E poi ancora quelle foto del pronto soccorso, il fallimento di un piano scellerato. Il comitato civico difendiamo l'ospedale sul piede di guerra. Se ci vuole così tanto per effettuare i tamponi, anche per il percorso non serve. Scacco matto al virus con il campionato online, tutto questo a Rocella, vedete, scacco matto qui Delia Mercuri in foto. E per quanto riguarda Siderno, 7 anni e 10 milioni per la Casa della Salute. La proposta di riaprire l'ex ospedale si scontra con un iter lunghissimo. Andiamo a chiudere, c'è l'ultima pagina che Gazzetta del Sud dedica a Reggio e Provincia con gli altri fatti della giornata. Attentato omicidio, bloccato l'autore. 61enne di Gioia Tauro aggredisce il vicino di casa, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Assieme a GP, ci sono solo le iniziali, è stato denunziato il fratello per percorso e minacce. A Villa San Giovanni, Aragona, preoccupato per le finanze comunali, poi macello da riqualificare, guerrelle sul progetto a Palmi. Ranuccio, il sindaco, uno multipiano, con quali soldi, dice il primo cittadino. E poi due notizie in breve, la prima a Siderno, liquame fognario a cielo aperto a Siderno, eccolo in questa foto, a San Ferdinando, domani in piazza, l'auto emoteca dell'Avis, ancora Reggio, Aquila Reale, in Aspromonte c'è, censita la quinta coppia territoriale, Autelitano, questa terra, dice, faunisticamente è in continua evoluzione, è un'Aquila Reale, immortalata da Manuela Policastrese. Stop all'installazione delle antenne G5, Bovalino lo chiede l'osservatorio civico bianchese, è compito della politica tutelare la salute pubblica. L'ultima news, vedete, era questa che riguardava naturalmente Bovalino, non ci sono altri fatti importanti. Per quanto riguarda l'edizione della rassegna stampa di questo martedì 28 di aprile, con tutti i fatti del giorno, abbiamo parlato di coronavirus e soprattutto anche della seduta del Consiglio regionale della Calabria, che saranno i temi più importanti anche all'interno del nostro TG News nella nostra prima edizione intorno alle 13.30, sempre e solo ed esclusivamente sul canale 85 di Telenia per tutta la Calabria. Grazie perché anche oggi ci avete preferito, l'appello è sempre lo stesso, rimaniamo a casa perché il coronavirus è ancora attivo e lo dimostrano i positivi di ieri ancora una volta in Calabria, dove la situazione è ancora altalenante. Grazie a tutti voi per averci seguito, buona giornata. Calzature dal 1951. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli.
La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007.